Allora, sono Gerardo Giura Trabocchetti, sono titolare di cantina del notaio, sono anche un agronomo, diciamo, per diletto mi diletto a fare il vino. Tutto nasce qui nella nostra Basilicata, nella parte nord della Basilicata. Siamo qui a Rionero in Vulture e siamo in linea d'aria a metà strada tra Napoli e Bari e siamo caratterizzati da questa montagna che vediamo qui alle mie spalle. È il Vulture, che poi in realtà non è una montagna, è un vulcano particolare. È l'unico vulcano che si trova, diciamo, ad est della cantina appenninica ed è nel meridione, ed è nato circa 700.000 anni fa. E l'ultima volta è eruttato circa 133.000 anni fa. Vediamo un po' la forma. Vedete un pochino queste falde? Immaginiamo le falde che si uniscono al centro. Ecco, quella era una sorta di triangolo equilatero ed era la dimensione originaria del vulcano. Questo alla fine è esploso. Non c'è stata una vera e propria eruzione, ma una esplosione, perché il magma ricco di silicati, rendono, come dire, un po' sciropposo il magma, ha chiuso le vie di fuga del gas e nella sua risalita quindi questi gas rimangono intrappolati. In più, risalendo verso l'alto, ha trovato anche l'acqua minerale, che è evaporata formando altro gas, per cui si è formata una vera e propria pentola a pressione. Alla fine questi gas non ce l'hanno fatta più e il tetto del vulcano è esploso, quindi è volata via la parte superiore triangolare che è al di sopra di quella struttura. Ecco, tutto questo materiale finisce in aria e si trasforma in ceneri che si depositano a terra, un po' come quello che è avvenuto per il Vesuvio, per Pompei. Ecco, queste ceneri vengono a sommergere tutta la zona e diventano particolarmente importanti. Perché? Perché diventa una sorta di roccia spugnosa, capace di assorbire l'acqua d'inverno quando piova, di trattenerla e di restituirla alle piante d'estate. Infatti i contadini dicono che le grandi vigne sono grandi perché c'è il tufo vulcanico che allatta la pianta. La madre terra non abbandona i suoi figli ed estate, quando non piove più, li nutre dal basso. Questo è un effetto importantissimo, perché noi abbiamo nel Vulture vigneti che non hanno bisogno di fare irrigazione. D'estate dall'Africa arrivano correnti d'aria che portano temperature fino a 40 gradi, senza piogge. Immaginiamo quindi temperature estreme d'estate, freddissime d'inverno, ma estreme d'estate senza piogge. Ma l'acqua viene dal sottosuolo e le piante non hanno così bisogno di irrigazione. L'altro aspetto importante è la montagna, che è alta 1326 metri e permette di chiamare per fenomeni di brezza movimenti di aria più fresca, per cui abbiamo escursioni termiche tra giorno e notte anche che possono arrivare anche a 20 gradi. Immaginiamo quindi mancanze di pioggia, temperature estreme, salti termici molto forti e il tufo che allatta la pianta. Quindi questi i quattro aspetti importanti, che sono le escursioni termiche molto importanti, le temperature estreme, la mancanza di pioggia e il tufo che allatta, sono condizioni così particolari che il nostro aglianico in queste zone matura in maniera talmente particolare da distinguersi rispetto agli altri aglianici conosciuti in altre regioni. E qui viene chiamato appunto aglianico del Vulture. Geneticamente sostanzialmente lo stesso, ma sono le condizioni di allevamento in quest'area specifica che permettono di farlo esprimere in maniera completamente differente rispetto ad altre regioni. E questa è proprio la vocazione di questo territorio straordinario. E sono più di 40 ettari. E come sono arrivato al mondo del vino? Devo dire che sono la settima generazione di viticoltori. La mia famiglia, la famiglia Giura Trabocchetti, è una famiglia che da sempre si è occupata di viticoltura. Mio padre è notaio, mio padre è il classico figlio di contadini in cui uno deve diventare dottore. Ecco, mio padre è stato, come dire, predestinato a studiare, aveva anche le capacità migliori per fare questo, ha studiato di più e alla fine si è laureato, è diventato notaio e quindi è diventato il notaio di riferimento per tutta l'area per tanti e tanti anni, per quando ha esercitato. Ma io, pur essendo, diciamo, geneticamente un vignaiolo e pur essendo agronomo, devo essere onesto, non mi sono occupato granché della vigna che nonno mi aveva lasciato, perché ero l'unico nipote a chiamarsi Gerardo come lui. Sapete queste tradizioni meridionali in cui si tramanda il nome da,
nonno il nipote, e io sono stato predestinato a ricevere la vigna di nonno, perché l'unico nipote si chiamava Gerardo come lui. In realtà io mi sono occupato di altro, dopo la laurea sono rimasto nel mondo universitario per diversi anni, però un giorno, camminando un po' nelle vigne così come stiamo facendo oggi, mi sono sentito un po' un traditore. Ecco, camminando alla vigna di nonno mi sono sentito un po' un traditore, ho sentito questa voce di nonno che mi diceva: ma io non ti avevo lasciato questa vigna perché tu facessi qualcosa di buono per me e per tutti quanti. E io ho pensato, dico, sto dando i numeri, cioè, come sento queste voci dentro. E questa voce mi ha detto: se tu lo farai sarò sempre vicino a te. Ne ho parlato così con mia moglie, pensavo che mia moglie mi dovesse dire: ma sei impazzito. E invece anche lei, senza sapere le parole che avevo sentito, mi ha detto: se tu vuoi io sarò sempre vicino a te. E così questo l'ho considerato come un po' una promessa che bisognava mantenere, l'ho considerato come un buon segno. E per quanto possa sembrare romanzata, inventata questa storia, la dimensione vera è questa. Io ero un dirigente, credo piuttosto affermato, ho lasciato tutto. Ho lasciato tutta la mia attività, tutto quello che io facevo, per ricominciare a capo la mia vigna, la mia vita. E così, partendo da questa vigna, e così 5 ottobre 1998, in occasione del mio 40° compleanno, simbolicamente ho voluto dare inizio a questa attività. Come dire che a 40 anni sarei rinato con un'altra vita. E così nasce Cantina dei Notai, dedicandola a mio padre. Ed è il frutto di questo sogno e di questa volontà familiare di unirsi intorno a un progetto che parte dalla nostra terra. Ma è ovvio che le condizioni che c'erano all'epoca erano condizioni proibitive, perché dobbiamo entrare un po' nel merito di quello che è l'aglianico del Vulture. L'aglianico del Vulture è il vitigno più tardivo alla raccolta. Noi finiamo la raccolta molte volte fine novembre, inizio dicembre. Pensate quindi che da noi in quel periodo lì, come d'estate fa tanto caldo, d'inverno fa freddo, c'è anche la neve. Spesso a novembre si trova anche la neve. Quindi immaginiamo le vinificazioni fatte una volta all'interno di grotte scavate all'interno di tufo. Un arresto fermentativo era abbastanza normale, e quindi il rischio di poter perdere la vinificazione e ottenere magari un cattivo vino nella primavera successiva, perché magari diventava aceto, era un rischio molto molto alto. Ovvio che oggi, con le tecnologie di oggi, con le metodi, con le conoscenze, con la scienza, ma anche con le attrezzature di oggi, tutto questo è molto meglio controllabile, e quindi è chiaro che non è possibile paragonare tanto ciò che si faceva prima a ciò che si può ottenere oggi. Ma anche gli studi che si facevano sui vitigni non erano quelli che ovviamente oggi la scienza ci può proporre. Quindi è ovvio che è un divenire, è una continua scoperta e un continuo miglioramento. Quindi se lei mi chiede qual è il vino migliore che faccio, le dirò quello che farò domani. Allora, innanzitutto si parla sempre dell'aglianico come il barolo del sud, ma questo perché gli si vuole riconoscere un'importanza commerciale, ma anche intrinseca del vitigno e del vino. E quindi, siccome il barolo, come dire, è nell'immaginario collettivo un vino di estrema importanza, rappresentativo dell'intera Italia e addirittura del mondo, si vuole dare questo input, questa suggestione anche al nostro aglianico, per dirgli appunto: guarda, sei del rango tra i primi nel mondo. E questo ovviamente non può che farci piacere. Ovviamente, come diciamo in questa zona qua, speriamo che un giorno si dica che il Barolo è l'aglianico del nord, ma insomma, questo è nell'auspicio di ognuno di noi che lavora in questo mondo. È chiaro che la Basilicata enologica non è conosciuta come può essere il Piemonte. Le ragioni sono molteplici, perché la storia purtroppo è andata in una direzione diversa, ma non dimentichiamo che l'Enotria, che dà le origini alla viticoltura e all'enologia dell'intera Europa, era qua, cioè era in Basilicata, era nell'arco ionico. E quindi, voglio dire, l'importanza strategica della viticoltura della Basilicata nel mondo non è conosciuta, così come le tavole di re e imperatori
hanno avuto più facilità di conoscenza in Piemonte piuttosto che nel nostro sud Italia. Tutto questo chiaramente non ha contribuito a far conoscere appieno le caratteristiche intrinseche di un vitigno straordinario come l'Aglianico del Vulture. Questo non significa però che non sia effettivamente un vitigno straordinario. Innanzitutto è uno dei pochi vini fatti da un solo vitigno, non ce ne sono poi tantissimi. Poi è un vitigno che permette di avere nella sua struttura, nella sua essenza, una tale ricchezza di sostanze polifenoliche e anche di tannini, perché poi devono proteggere appunto quest'uva nella maturazione così tardiva, da dare vini di una longevità impressionante. Io ho bottiglie dalla fine dell'Ottocento, ci sono bottiglie, insomma, che noi abbiamo fatto 20 anni fa, 22 anni fa, e che aprendole adesso scopri come alla fine sia ancora un vino pimpante e nel pieno del suo vigore. Questo perché quindi le caratteristiche intrinseche di questo vitigno si prestano per un affinamento lunghissimo. Chiaramente cosa ci ha nociuto anche nel passato? Il fatto è che quest'area qui era talmente importante per produzione di vini, anche tra virgolette da taglio, che moltissima dell'uva nostra finiva a nord Italia e anche in Europa. E tutto questo chiaramente ha portato a una valorizzazione dell'uva, non in quest'area, ma altrove, per tagliare altri vini. Ma se un vitigno può permettersi il lusso di tagliare altri vini, vuol dire che è miglioratore, vuol dire quindi che ha delle caratteristiche intrinseche straordinarie. E quindi questo è il pregio del nostro Aglianico. Chiaramente è una scoperta continua perché le sue potenzialità sono ancora non del tutto esplorate, quindi potremo ottenere ancora qualcosa di più importante e meglio nel passato. Io personalmente mi sono divertito a lavorarlo in maniera eclettica perché la sua ecletticità appunto sta nel fatto di potersi esprimere in modi diversi. Ne facciamo vini bianchi, ne facciamo vini spumanti, bianchi, rossi, rosati. Possiamo fare vini rossati, vini rossati, vini rossi più o meno concentrati. Quindi pensiamo con un solo vitigno che panoramica straordinaria si possa offrire ai consumatori per conoscere bene questo territorio. Io penso una cosa, che l'Italia per sua struttura stretta e lunga ha climi differenti e anche suoli e ambienti differenti. E questa è una ricchezza enorme. Per cui io sono ovviamente un fautore dei vini e dei vitigni autoctoni o quantomeno storici di un'area, ma non sono poi fortemente legato a dire no, io solo, ecco, un purista in senso stretto, per cui solo Aglianico e nient'altro. Voglio dire, chi ama il vino, chi ama la vinificazione, chi ama l'enologia, può scoprire magari un Merlot, vitigno internazionale coltivato in Francia piuttosto che in Italia, in Piemonte o anche in Toscana o anche in Puglia o anche in Sicilia. E siamo tutti quanti convinti che quello stesso vitigno, però coltivato in zone totalmente differenti, si esprimerà in modo diverso. Quindi anche lì sarà una scoperta, una piacevole scoperta vedere un Merlot in diversi territori, in diversi ambienti, come si possa esprimere. È ovvio che noi dobbiamo cercare di valorizzare il nostro vitigno perché ci permette di caratterizzare la nostra storia, il nostro passato e esprimere quindi anche un futuro all'insegna di un qualcosa di irripetibile, perché come ripeto, sì, si potrà coltivare tranquillamente in Puglia come in altre parti del mondo, ma difficilmente si potrà esprimere l'Aglianico così come si esprime in questa zona qua. Poi viva Dio, se dovesse essere coltivato in tutto il mondo, diventasse un vitigno internazionale. E sarebbe una grande conquista perché ovviamente più viene venduto, più viene conosciuto come vitigno, più viene a essere scoperto o riscoperto dalla gente. Quindi gioca a nostro favore la conoscenza e la diffusione dell'Aglianico. Però io sono assolutamente certo che le condizioni che si hanno di crescita qui non sono ripetibili altrove. E quindi, come per il Merlot avremo un'espressione differente in diversi ambienti d'Italia e del mondo, avremo anche dall'Aglianico una scoperta diversa in diversi ambienti. Premesso che abbiamo un disciplinare che è stato fatto nel 71 e poi è stato rivisto nel 2010, per metterlo un po' al passo con i tempi, ma chi ha scritto nel 71 il disciplinare è stato fortemente lungimirante.
Perché? Perché ha pensato di fare un vino aglianico del Vulture con un solo vitigno. In Campania l'aglianico può essere tagliato, qui invece hanno pensato che l'aglianico potesse da solo essere valorizzato, quindi abbiamo avuto una intuizione anche di tipo mercantile estremamente straordinaria e questo va sottolineato. Quindi il disciplinare secondo me risponde perfettamente a queste esigenze, l'aglianico del Vulture superiore quindi ha rimarcato ancora di più un attaccamento a un territorio, stabilendo un numero minimo di piante per ettaro, ma assolutamente la mancanza di irrigazione in assoluto. Quindi voglio dire, un legame che permette di esaltare il vitigno all'interno di un territorio specifico, il disciplinare lo rispecchia. E d'altronde poi il compito del disciplinare qual è? È proprio quello di indare un indirizzo per valorizzare al meglio sia il territorio che il vitigno. E penso che i disciplinari abbiano risposto bene a questa, sia il disciplinare dell'agricoltura del DOC, sia quello superiore, diciamo, e da DOCG, hanno risposto perfettamente alle loro esigenze. Per quanto riguarda invece i consorzi di tutela, esiste un consorzio di tutela e io d'altronde sono anche presidente di un consorzio di valorizzazione. I consorzi esistono, però dobbiamo capire che non è il problema. Molte volte all'esterno appare una idea di scarsa collaborazione tra le imprese, questo non solo nel mondo del vino, ma anche in altri settori. E questo poi lo consideriamo quasi un male atavico del solo sud. In realtà io la cosa la vedo in maniera completamente differente. I produttori sono disponibili a colloquiare tra di loro. Quello che invece dobbiamo capire è questo, che il nostro territorio da un punto di vista di marketing, da un punto di vista imprenditoriale, è un territorio che è nato ieri mattina. E questo chiaramente comporta anche delle differenze, delle disomogeneità che sono anche una ricchezza nella ricchezza, ma devono essere capite. Se all'insieme, all'unisono, partono aziende di tipo cooperativo, aziende che hanno una struttura familiare consolidata, aziende piccoline dove ci sta un imprenditore che ha un sogno nel cassetto e lo vuole realizzare, aziende che magari appartengono a grandi gruppi economici o a grandi altre aziende, le storie e gli obiettivi commerciali sono completamente differenti. Cioè, se io mi metto insieme a altri 10 amici del territorio, capiamo bene che se andiamo in una fiera insieme, io proporrò un modello di vino, perché ho un tipo di consumatori. La cantina cooperativa offrirà un altro modello, con un altro prezzo, un altro target. L'altro piccolino farà le sue 2.000 bottiglie, 5.000 bottiglie, che cercherà di vendere con una sua storia personale. Tutto questo non è facile amalgamarlo insieme. Non è facile fare un'offerta insieme. Quando noi andiamo su un mercato americano e andiamo insieme con 5 storie commerciali, di proposta commerciale totalmente differente, come pensiamo di poter fare un consorzio unico che faccia una proposta con un modello unico? È difficile, è oggettivamente difficile. Un acquisto collettivo di bottiglie, di cose là, si scontra con la necessità di alcune aziende di avere una bottiglia molto sua personale, oppure avere delle esigenze anche di condizioni commerciali, di pagamenti differenti e quant'altro. Capiamo bene quindi che quando noi abbiamo un'imprenditoria giovane che è variegata nella sua intima essenza, perché è nata in maniera con storie diverse, anche la proposta diventa difficile da poter mettere insieme con una proposta unica. Se facessimo un vino unico per un territorio, allora sì, ok, facciamo un solo modello aglianico che vendiamo, faccio per dire, a 20 euro, si fa una sola bottiglia, tutti quanti conferiscono il vino e quant'altro. Diventa un modello cooperativo che già esiste. Ma non funziona. No, funziona, perché funziona ma nel suo target. Poi ci Ok, se la saranno, mette così, però sì. il piccolo imprenditore magari avrà bisogno di farsi la sua storia, magari vorrà vendere le sue 2.000 bottiglie, 5.000 bottiglie, 10.000 bottiglie, col sogno di farli diventare 50.000 o 100.000. Quindi ognuno ha il suo percorso. E mi sembra anche opportuno sottolineare che chiunque si affacci oggi a una proposta di tipo mercantile, una proposta di sviluppo, una proposta imprenditoriale, deve sempre avere il dovere di riconoscere che è qui per
perché qualcun altro prima di lui ha fatto certe cose. Io sono estremamente riconoscente a chi è stato qui a fare la prepista, mi rivolgo alle aziende storiche, potrebbe essere Paternoster, potrebbe essere D'Angelo, potrebbe essere il Napolitano nel passato, i Botte, tantissime aziende e personaggi e uomini che hanno creduto fortemente in questo territorio, e senza di loro, senza la loro esperienza, noi oggi non saremmo qui. Quindi il fatto di avere energie è un fatto bellissimo, ma questo è indipendente dall'età. Le idee possono venire a tutti quanti, giovani e vecchi, le proposte ci fanno piacere che vengano da vecchi e da giovani. L'importante è avere una strategia vincente e parlare tutti quanti in comune con l'intento di valorizzare un territorio con la base dell'Aglianico. Poi ci facciamo una bella mangiata tutti quanti insieme e scopriremo che siamo sempre d'accordo. Qui ci sono 6 generazioni di Giovanni Rabocchetti, io, mio padre, i figli, mio nonno Gerardo, i fratelli, suo papà Giovanni e suo nonno Gerardo. Tutti viti con voi. Vedete gli scavi fatti con piccone usato di punta, quindi siamo nella prima epoca, l'epoca albanese, e appunto uno scavo fatto nel tufo vulcanico. Queste ceneri che hanno avuto quindi importanza straordinaria e hanno importanza per la coltivazione dell'Aglianico sono anche strategiche per la realizzazione delle cantine. Perché? Perché all'interno di queste grotte di tufo il legname si mantiene costantemente umido. Qui abbiamo un'umidità sempre costante al di sopra dell'80%. Quindi questo consente al legno di non subire variazioni di stato, quindi il legno non si restringe, non si dilata, non può evaporare alcol, non può entrare ossigeno e il vino si conserva alla perfezione. Questa cosa era conosciuta quindi già nel 1600 e quindi perché per questo motivo Rio Nero è stata scavata in lungo e in largo per ospitare il vino che poi veniva venduto o utilizzato dai francescani anche come, non solo per la messa, ma anche come medicamento. Sono bottiglie del 1906-1956, fece mio nonno e mio padre quando si è sposato, quindi stanno un po' di collezioni, una parte delle collezioni delle bottiglie di una volta. Queste sono bottiglie di spumante di moscato di mio nonno. In queste condizioni uniche e irripetibili per la conservazione del vino, troviamo condizioni anche di sviluppo di microrganismi particolari. Perché? Perché abbiamo un sistema di ventilazione creato artificialmente dagli uomini attraverso le porte che hanno delle finestre e attraverso dei camini di aerazione. Si crea quindi un ricambio di aria continuo che permette di smaltire l'eccesso di umidità che proviene dalla roccia e permette quindi di mantenere un livello costante, che non abbiamo un senso di chiuso, perché anzi sentiamo addirittura una corrente d'aria che ci lambisce. E questo è proprio un sistema di costruzione che è stato messo a punto in quegli anni lì e che ha permesso poi di conservare il legname e quindi anche il vino nelle condizioni migliori possibili. In queste condizioni non si formano tanto le muffe, quelle che abbiamo visto prima sulle bottiglie, ma si formano soprattutto batteri. E venite a vedere un attimo. Tu te le faccio alzare. Questo apparentemente sembra un mondo naturale, ma c'è un mondo così chiuso, normale. Se vediamo un luccichio sembra dell'acqua, in realtà non è acqua. Vediamo. Facciamo luce qui le vediamo bene. Guarda! Allora vedete, questi sono lieviti, poi sono batteri. E qui, vedete, un mondo, guardate, un mondo che è vivente. È un mondo che è vivente. E quindi in queste condizioni qui tutto partecipa all'affinamento del vino. Sinceramente non abbiamo ancora capito bene come funziona questa interazione, però funziona da oltre 400 anni. Allora, vi racconto rapidamente questo presepe. È un presepe ideato da me, realizzato da un mio amico, il maestro presepe, il maestro Mondino. Racconta i vecchi mestieri del nostro paese, ogni personaggio è un personaggio realmente esistito qui a Rio Nero, molto legato all'attività del vino, perché Rio Nero è vissuto di commercio e di produzione di vino. Ed è una storia fatta a più livelli, adesso capirete perché, ed è anche un po' al femminile. Si parte dal basso, dove sono le donne che vendemmiano e gli uomini che zappano. Sottolinea il differente ruolo tra gli uomini e le donne in agricoltura. Non è che le donne fossero subalterne, avevano un ruolo assolutamente differente. Dopo la vendemmia lui viene portata in cantina, ma il percorso è in salita. Ci rappresenta la nuova fatica dopo la vendemmia, trasformare quell'uva in vino. Andando al piano di sopra c'è Mastro Giovanni, vedete qui, che accendeva il lampione nel paese.
che rappresenta l'arrivo di Gesù e col Natale porta luce nel mondo. E vicino c'è una sorgente, potrebbe essere la sorgente di acquirà del vulture, ma è la sorgente della vita. Contrasta con il suo antagonista, il fuoco. Non tutti sanno che nei presepi si deve mettere una sorgente e tanti fuochi, tante tentazioni ogni angolo della vita, ma per chi la salvezza rimane una e una sola. E vicino c'è Ziminuzza, zia Filomena, la lavandaia del paese, simboleggia la Pasqua, la possiamo vederci lavare dentro, purificarci. Non a caso vicino a lei c'è un signore che spezza il pane e beve il vino, Gesù. Nella trattoria di Rocco Falò, personaggio mitico di Rio Nero, proprietario delle nostre cantine più grandi. Lui si chiamava Gerardo Plastino, va in America, tanta fortuna, ma poi torna in Italia. E si spara un po' di aria. Allora lo prendono un po' in giro, lo soprannominano Rockefeller, come il famoso miliardario. Ma il popolo non sa Rockefeller chi sia, pensa si chiami Rocco, siccome accende il fuoco alla moglie, diventa Rocco Falò.